17 maggio 1950. Sono passati 70 anni dalla notte in cui Vittorio Veronesi venne ucciso presso Corte Schiarino Previdi a Bancole di Porto Mantovano. Tra il 1949 e il 1950, periodo ribattezzato come il Biennio Rosso, l'agricoltura mantovana fu protagonista, come altre zone del paese, di giorni difficilissimi per la vertenza del patto bracciantile che il governo non era riuscito ad evitare. Gli scioperi si susseguivano, le forze dell'ordine rispondevano con cariche per disperdere chi protestava, la situazione andava degenerando. Gli agrari, come allora venivano chiamati, assumevano lavoratori provenienti da altre province o profughi per garantire i lavori nelle campagne. Nella notte del 17 maggio 1950 si consumò il dramma. L'uccisione di Vittorio Veronesi, bracciante ed attivista sindacale comunista di Bancole, già distintosi come partigiano durante la Resistenza. Aveva solo 30 anni. Sono il nipote di Vittorio, il giornalista mantovano Gianni Veronesi e lo scrittore, attivista e studioso del movimento operaio Emanuele Bellintani, autore del romanzo Terra non guerra, ambientato proprio nei giorni di quelle lotte sociali, a farci conoscere la figura di Vittorio, quel che accade quella notte e gli avvenimenti che ne seguirono. Questo zio era una specie di personaggio misterioso che ogni tanto affiorava dal passato, si manifestava con questa foto elegante in giacca e cravatta, quell'espressione così serena, tranquilla, che contrastava con la fine terribile che poi fece nelle campagne di Bancole in quella notte del 1950. Aveva soltanto 30 anni e poi quel funerale imponente, quel corteo mastodontico, qualcuno disse 100.000 persone nel centro di Mantova, un numero certamente esagerato, la questura lo ridimensionò a 20.000, era comunque un numero enorme. E io da piccolo pensavo, ma cosa può aver fatto questo zio per muovere la partecipazione di così tanta gente? Vittorio Veronesi è l'esempio, è il simbolo forse di una generazione nata proprio quando il terrorismo fascista si dispiegava contro il movimento operaio, una generazione che vive, cresce sotto il fascismo, fa la scelta della resistenza e dopo la fine della guerra, con tutte le aspirazioni e i sogni di quell'epoca, la voglia di cambiare veramente il mondo, continua la sua lotta nei campi come lavoratore bracciantile e come sindacalista. È quindi una figura a tutto tondo che meriterebbe una parte importante della storia, della storiografia mantovana. Lei ha effettuato delle importanti ricerche negli ultimi anni sui fatti legati all'uccisione di suo zio. Dai documenti e dalle testimonianze raccolte, che figura di uomo emerge? Era un uomo che aveva lavorato la terra, che si era iscritto al sindacato e aveva ricoperto dei ruoli dirigenziali sia nel sindacato che nei giovani comunisti rifondati da qualche anno. Aveva degli ideali e aveva il coraggio di manifestarli. Nerino Balduini, uno dei superstiti di quella notte, fu ferito gravemente, fu a lungo, anzi tra la vita e la morte, perché anche lui fu colpito dal fuoco degli agrari. Nel 90, quando fu inaugurato il monumento, piccolo monumento dedicato a Vittorio Veronesi, disse all'allora sindaco di Porto Mantovano Remo Pezzali: Vittorio era uno che non aveva paura di niente. Ed era proprio così. Vittorio aveva combattuto come partigiano sulle montagne assieme al fratello Renzo. Renzo fu catturato dai nazifascisti e fucilato, aveva soltanto 18 anni. Qualche anno prima un altro fratello, Dino, era partito per la campagna di Russia, non era più tornato. Quindi cosa poteva spaventare quest'uomo? A 70 anni di distanza da quei giorni rimangono delle zone d'ombra intorno a quel che accadde. In questa vicenda ci sono molte zone oscure, buie come quella notte del 50. Il processo fu celebrato l'anno successivo a Brescia in Corte d'Appello. Corte d'Appello che surrogava le funzioni della Corte d'Assise di Mantova, secondo i dettami del codice di procedura penale che stava per essere abrogato, ma in effetti il processo si svolse con il vecchio ordinamento e si svolse su base istruttoria, senza quindi il dibattimento, senza la presenza degli avvocati, basandosi sulle testimonianze raccolte a caldo e sulla prima ricostruzione fornita
dal maresciallo di Marmirolo che si chiamava Alfredo Sponga. E tanti dubbi rimangono, come il fatto che il corpo di Vittorio Veronesi fu ritrovato a 300, inizialmente si disse 500, poi la distanza fu ridotta, metri dal luogo della sparatoria. E poi queste maschere che furono attribuite ai braccianti erano in realtà dei festoni, dei pezzi di addobbo di una festa dell'unità che si era svolta a Bancole qualche giorno prima ed erano stati sparsi un po' in giro per il vento. E un altro aspetto della storia è la sorte di Paolo Grazioli, l'agrario che gli sparò. Riparò in Cile assieme a centinaia di famiglie di agricoltori trentini emigrati per la disperazione. Qualcuno tornò indietro, Grazioli con i fratelli invece rimase, fece anche fortuna sfruttando la sua abilità di agricoltore e morì a Santiago del Cile nel 1981, ma questo è il capitolo di un'altra storia. La versione ufficiale, diffusa dall'ANSA, parlava infatti di Grazioli e dei Crumiri che avevano reagito perché aggrediti da un gruppo di individui armati di bastoni. Fu contestata dal movimento sindacale ma anche dal deputato socialista mantovano Eugenio Dugoni con una mozione alla Camera, a cui rispose il sottosegretario agli interni Bubbio, che ribadì la versione ufficiale e concluse esortando a non drammatizzare i fatti. Non è con gli scioperi che si possono risolvere le situazioni. Ma cosa hanno rappresentato quegli anni e perché su di essi è calato praticamente il silenzio della storia italiana? Oggettivamente è un'epoca scomoda. L'epoca di fine anni 40 porta con sé tutte le ferite della guerra e del fascismo, le speranze di milioni di persone delle classi meno abbienti, insomma, i proletari della terra e delle fabbriche, e quindi anche le grandi delusioni nel vedere che quelle aspirazioni vengono progressivamente tradite. Diciamo che è un'epoca anche di alta conflittualità, in cui l'elaborazione sindacale strategica e politica di quello che era il movimento operaio raggiunge dei livelli in Italia che non verranno mai più toccati. Diciamo che quindi questo, se da una parte ha fatto comodo nasconderla o cancellarla, sicuramente è scomoda, perché appunto mette in luce i non detti, i nodi non risolti della politica italiana, la prima tra tutte la continuità del fascismo anche all'interno della Repubblica Italiana neonata e anche nei decenni seguenti. Che significato ha oggi, a distanza di 70 anni, commemorare l'uccisione di Vittorio Veronesi? Perché senza il ricordo, la storia, che poi è la storia è una storia di Mantova dentro la grande storia italiana, noi non abbiamo le lenti per riuscire a leggere l'attualità. Ora, è molto chiaro che il rimando, anche se il mondo è cambiato, ci sono delle similitudini. Ancora si muore nei campi, ancora i giovani lavorano senza contratto o con paghe da fame, e anche tutte le vicende di attualità, di come il bracciantato, il neocaporalato sono tornati, forse non se ne sono mai andati, con estrema crudeltà all'interno delle campagne del nord, del sud, di tutta Italia, ammantandosi anche, aggravandosi con il razzismo. In questo senso, piazzare un anniversario, ricordare cosa è stato, chi erano i nostri nonni, da dove veniamo, ci può aiutare anche per il futuro, per avere una nuova dimensione della vita pubblica, della vita politica e della vita sociale. Vittorio veloce pedala, lui l'ombra scompare, riappare tra le macchie, tra le nebbie della sera.